Vi ricordate che qualche anno fa è esplosa la moda del clone Centaur? Tutti ne parlavano, chi poteva ne prendeva uno e lo portava sul proprio canale, chi invece non aveva 5.000 euro da spendere in un overdrive portava delle simulazioni o delle repliche. Anche io, nel mio piccolo, in quel periodo ho provato a creare un suono con la simulazione del clone Centaur che ho a mia disposizione. E devo dire che sono riuscito ad ottenere un tono che mi piace abbastanza, che non reputo niente male. Un suono che ho utilizzato per svariati mesi prima di sostituirlo con il suono che utilizzo più spesso al momento, di cui ho già parlato in altri video. Oggi voglio farvi vedere come ho creato quel suono utilizzando quindi le simulazioni di un pedale che fisicamente costerebbe troppo per il 99,9% dei chitarristi, su una pedaliera che al momento in cui ho scoperto l'esistenza del Clone Centaur costava 10 volte di meno rispetto a tale pedale. Siete pronti? Cominciamo con il video. Bene, bentornati come in altri video, siamo sull'app Mohair Studio per GE300 Lite e oggi vi andrò a far vedere come ho creato un suono, diciamo, in cui il pedale Clone Centaur è protagonista, come si può anche dedurre dal nome che ho dato a questa catena. Partiamo da quello che è lo scheletro del suono, quindi la sezione amplificatori e cabinet. Attiviamo amplificatore cabinet. Allora, l'amplificatore è una Plexi. La simulazione di una Marshall Plexi da 100 watt, che è un amplificatore anch'esso tra l'altro abbastanza costoso, che si aggira tra i 1.500 e i 2.000 euro, se non ricordo male, se lo volete comprare nuovo, se non addirittura di più. Io ne avevo visto uno, era uscita qualche mese fa anche, una versione più economica intorno ai 700-800 euro, un po' più piccolina, uno di quegli amplificatori più da camera, tra virgolette, che Marshall ha prodotto, che non ho ancora provato ma che reputo incredibilmente interessante. Il cabinet è una 4x12, sempre diciamo di quelle abbinate tra virgolette al suono Marshall per ottenere un suono Marshall e il suono pulito è questo qua. Come sentite, il suono è particolarmente scarico, per questo io andrò ad aggiungere quella che è, come ho detto prima, la base di questo suono, che è la simulazione del Clone Centaur. Torniamo un attimo ai parametri, vi faccio vedere velocemente. Gain basso, proprio per renderlo abbastanza pulito. Torniamo un attimo qua. Gain basso, frequenze basse quasi pari a zero, perché a me il suono della chitarra piace bello medioso e credo che quel tipo di frequenze appartenga all'interno di un mix al basso, agli strumenti che devono occupare quelle frequenze lì. E medi belli pronunciati, frequenze alte altrettanto pronunciate e appunto le valvole sono quelle che vedete. Nel cabinet, come al solito, un SM57 che è lo standard che utilizzo sempre e un MXL 2003. Andiamo ad attivare quello che è il protagonista di questo suono, che è la simulazione del Clone Centaur. Come potete sentire, il suono già acquisisce molto più colore, è già molto più bello di per sé da sentire. La simulazione che Mohair mette a disposizione è particolarmente distorta, cioè nel senso, cioè, ci potete suonare metal, secondo me. Per questo tengo il gain a un livello particolarmente basso. Anche qua frequenze basse, come si può intuire, basse. Medi, magari provo ad aumentarli, perché comunque mi piacciono belli mediosi i suoni. Ok, come sentite anche le frequenze alte sono belle in evidenza. L'output, quindi il volume in sé per sé, lo aumento leggermente, così si sente un po' di più. E come sentite, è già un bellissimo suono questo qua, secondo me. La simulazione è fatta abbastanza bene. Diciamo che se teniamo il gain basso, la simulazione rende, diciamo, dà quell'effetto overdrive un po' vintage style che è, diciamo, il suono clone. Non sarà mai
il suono esatto di un clone. Se adesso ne avessi uno e lo mettessi a confronto con questo, non sarebbe uguale, perché comunque di una simulazione stiamo parlando. Però, ragazzi, il suono è bello, cioè a me piace molto come suono. Aggiungo un leggero riverbero, in questo caso il primo riverbero che ho trovato su questa pedaliera, proprio per dare un tocco di realisticità a questo tono, a questa catena. E come sentite, acquisisce anche un po' più di volume. E niente, per quanto riguarda gli assoli, invece, io attivo solitamente un booster e un delay, diciamo, un delay, la simulazione di un delay analogico, perché comunque questa è una catena di ispirazione un po' vintage, e quindi per gli assoli l'effetto è un po' questo qua. Ok, questo pedale, tra l'altro, questa simulazione, questa catena, rende molto quando i pickup sono splittati, quando è single coil, e dà un bel effetto. Qua ho messo una piccola chicca che è un poly pitch, che quindi abbassa di un semitono il suono della chitarra, e non lo uso quasi mai, però quando mi capita di dover suonare mentre mi esercito una canzone su una base, diciamo, che è accordata un semitono sotto, senza star lì a scordare la chitarra, eccetera, per una canzone, che tra l'altro su una chitarra come questa è un procedimento che richiede anche un po' di tempo, perché comunque soprattutto certe corde ci mettono un po' a stare accordate, diciamo, si scordano facilmente. Quindi ho deciso che solo per esercitarmi, perché non utilizzerei questo suono né per registrare né per suonare una live, e può essere utile avere questo tipo di simulazione all'interno della catena, all'inizio, perché comunque deve simulare il suono che parte dalla chitarra. Come sentite, tutto ciò che fa è abbassare l'intonazione dello strumento. Cioè non fa niente di più, niente di meno, è però utile da avere a disposizione se ci si sta esercitando e non si vuole appunto star lì a riaccordare il proprio strumento. Rimettendo adesso da parte il poly pitch, che è un po' una parentesi che serve fino a un certo punto. Una cosa, un pedale che serve invece se si ha un suono particolarmente distorto, come può essere il suono per gli assoli, è il noise gate, che diciamo va a tagliare il suono distorto nel momento in cui non si sta suonando. Quindi senza il noise gate il suono è questo qua. Con il noise gate non si sente più niente, quindi va a pulire, diciamo, il suono della chitarra quando non si sta suonando. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito a mettere un mi piace e a lasciarmi un commento. Inoltre, se non volete perdervi tutti i futuri video che caricherò su questa piattaforma, vi ricordo che potete iscrivervi al mio canale ed attivare la campanellina. A questo punto vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo a questo breve video e non mi resta che salutarvi. Ciao!